Andiamo a presentare quelle che sono le nuove rubasienne di Casa Milo. E quest'anno abbiamo fatto veramente un passo avanti in quello che è anche brevetti nuovi, tecnologia, peso, bilanciatura, che ora vi andrò a spiegare. Qui andiamo ad analizzare quella che è la Red Evolution D22. È una canna a tre basi parallele, 13 metri, ma 13 metri effettivi, ragazzi, quindi reale 13 metri. La canna come si presenta? Si presenta una canna estremamente rigida e estremamente bilanciata, è una canna sotto il chilogrammo di peso, quindi è una canna, diciamo, prettamente da bianco. Ci possiamo pescare anche le carpe, perché la cosa bella di queste canne è che possiamo intercambiare quello che è magari il quarto, quinto pezzo anche con dei pezzi più strong, che la canna comunque sia sorregge benissimo, e quindi ci possiamo pescare anche le carpe. Però questa qui è una canna prettamente da bianco. Andiamo a analizzare quello che è un nuovo brevetto che è stato messo sulla canna, che è quello, come chiamo io, una doppia cucitura del carbonio. Questa doppia cucitura che cosa permette? Permette praticamente una scorrevolezza fantastica della canna, quindi quando noi andiamo in pesca e stiamo in pesca magari con la colla dei bigatti, con l'acqua del mais, con l'umidità e tutto, abbiamo sempre la canna che non si riesce a far scorrere bene. Oggi non abbiamo più nessun problema di scorrevolezza. È stato messo naturalmente questo brevetto su tutta la canna fino al quarto pezzo, quindi partendo dal nono, che è la base, a 13, arrivando fino al quarto pezzo, quindi soltanto i due pezzi della punta, diciamo, sono esclusi, anche perché non servirebbe. Andiamo ad analizzare anche quelle che sono le punte di questa canna. La punta naturalmente match, quindi una punta da bianco, viene corredata con una cucitura di circa 4 cm di carbonio, dove noi possiamo mettere o l'elastico interno o andare ad applicare il foro e quindi poi andare a mettere, diciamo, la boccola per lo strippa. Quindi anche se è una vetta match possiamo applicare comodamente lo strippa. La canna viene corredata con le punte, viene corredata anche con tutte delle mini prolunghe, quindi noi con questa canna possiamo pescare sia dalle punte, diciamo, a tre pezzi, quindi sia nel sottosponda, perché abbiamo degli elementi combat, quindi dei mini prolunghini combat, fino alla prolunga per pescare col sesto, settimo, ottavo e nono pezzo, oltre ad avere un salvacalcio corto, anche perché, come ho detto prima, la canna viene data a 13 metri reali. Nel pack della canna viene corredata anche di un sesto combat, che naturalmente ci può fare sia da muletto o sia per usare per le pesche magari più gravose, quando si usa il quinto, il sesto, il settimo pezzo, quindi diciamo più nel sottosponda. Quindi, che dire, quest'anno abbiamo fatto veramente un attrezzo, diciamo un passo avanti ancora, forse anche tre passi avanti nelle rubasienne. La rubasienne che siamo andati ad analizzare è la Red Evolution D22, che è la top di gamma. Abbiamo tre canne e abbiamo anche la Vertigo e la Red Evolution Carp. La Red Evolution Carp è una canna prettamente da carpe, però estremamente rigida e estremamente leggera, pur essendo una canna da carpe. Quindi vi invito a provarle in tutti i punti di rivendita Milo.